Benvenuti dallo stadio Monticello di Grottaglie. Siete collegati in diretta per un match di cartello. Sembra Milan-Inter e invece no. Ecco, Balzi Blu contro Speed System. Prima giornata di ritorno del girone A di Serie B del campionato WISP di Taranto. Due formazioni che si affrontano quindi per la seconda volta nella stagione. 0-0 l'andata in una gara per lunghi tratti condotta molto bene da Balzi Blu. In questo match però i favoriti sono i neroazzurri, che sono in testa con 2 punti di vantaggio proprio sui rossoblu quest'oggi di casa. Un saluto quindi da Edoardo Leite e dal mio fianco per il commento tecnico Mimmo Walker. Ciao, buongiorno Edoardo, siamo qui al campo Monticello, saluto tutti i telespettatori, siamo pronti per questo avvincente match. Sono pronto per questa partita e si parte, via, partiti. Quando vuole giocano bene. Imposta la Speed System sulla tre quarti, buono il break di Ficocelli per Mariano. Mariano per Raya, si gira bene, la sovrapposizione di Parmento l'ha ignorato da Raya. Converge, c'è ancora lo scambio con Ficocelli, Raya con la suola, si porta avanti la sfera, va al dribbling steso. È atterrato Edoardo, Raya ha interpretato bene già la partita dai primi secondi, ancora lui alla battuta. Ecco Raya sulla sfera, posizione vantaggiosa, tagliato il tiro troppo stretto. Eh sì, doveva cercare almeno il secondo palo ma ha chiuso sul primo. Riparte ancora la Speed System, ma Balzi Blu è molto aggressivo sulla linea mediana. Riparte Ricchiuti, il tocco con la punta per Barnum, anticipato nettamente, un po' statico qui Barnum. Attenzione Ricchiuti, buono il tocco esterno, l'incrocio anche della difesa. C'è Lo Russo in chiusura, splendido. Ottimo intervento del difensore centrale di Balzi Blu, ma non deve rischiare sulle fasce. Speed con questo faro laterale si avvicina all'area avversa. Parmento l'ha forse fermato pallosamente, attenzione, penetrazione in area e il tiro sull'esterno della rete. Mamma mia, che errore sventato. Balzi Blu non deve permettersi questi errori in fase difensiva, comunque al rinvio Clementelli. La Speed ancora con un pallone lungo, buona la giocata, ma c'è capitan siciliano, Rai allo stacco, Ficocelli di prima, illuminante per Mariano, c'è un fallo netto su di lui. Dovrebbe essere stato niente, l'arbitro non ammonisce nemmeno un cartellino quindi per il giocatore avversario, che era, almeno sembrava essere, l'ultimo difensore fra Mariano e la porta. Una punizione da buona posizione, barriera colpita. Sì, ha tirato bene teso ma ha preso la barriera. Intanto capovolgimento di fronte sulla punizione, grandissimo l'intervento di Masiello che riparte, non trova nessuno però. Rimpallo, caparbio nella sua azione Masiello, adesso può sviluppare la sua velocità, va via anche un tentativo di fallo, allarga, il fallo adesso riescono a farglielo ma c'è già Raya in possesso. Raya converge, il tiro, miracolo del portiere, grande intervento. Quando sfrutta la velocità Balzi Blu è decisiva. Va quindi Raya sulla sfera per questo corner, lo batte subito teso Mariano al volo, dentro l'area non c'è nessuno. Sì, bella sponda di Mariano, non ha trovato nessuno, riparte la Speed System. C'è un fallo quindi. Punizione adesso anche per la Speed System, i neroazzurri con il proprio attaccante cercano di farci male. La partenza, il tiro alto. Aveva cercato la porta, si era visto da come era partito. Parte quindi Clementelli con il rinvio, è abbastanza lungo, Barnaba non stacca, viene anticipato, la chiusura quindi della Speed che però viene contrata sulla linea mediana, sempre Ficocelli a chiudere, anche buono il tocco, attenzione il portiere in uscita. E deve essere questo il tema portante della partita, lanci lunghi dal centrocampo per sfruttare la velocità. Ancora siciliano per Parmentola, Parmentola apre per Raya, raddoppiato. Va via bene Raya sulla propria tre quarti, verticalizza ottimamente, la posizione è buona, non c'è offside, attenzione Mariano, il tiro, doveva metterla in mezzo, invece ha cercato il primo palo ma niente, c'è stato l'intervento del portiere e si conclude qui l'azione.
tentativo di Masiello non ha sortito effetti. La Speed System quindi riparte centralmente, ma c'è il break centrale di Fedele. Palla per Barnaba, pescato Mariano, regolare la posizione, rete, rete incredibile, 1-0, Balzi Blu, Mariano, il numero 97, all'11ª rete stagionale. Ed era questa l'arma vincente che Balzi Blu doveva sfruttare, Edoardo, l'avevamo già detto dall'inizio. Si vede qui l'azione Fedele, lancio da centrocampo Barnaba, fra le due linee che pesca con due tocchi, con il secondo tocco Mariano in posizione regolare, che di destro non può far altro che insaccare la destra del portiere. Bel gol! Millimetrico quindi lo smarcamento di Mariano ed è 1-0. La Speed cerca il contrattacco ma niente da fare, c'è Ricchiuti che rinvia ottimamente Mariano. La telecamera si rivela un attimo perso con Ficocelli, l'1-2 è ottimo. Conclusione alta, molto alta. Bel tiro, forte, ma doveva tenere bassa la palla o cercare comunque i suoi compagni sulla destra, ben schierati con Fabietto Masiello. La Speed nel frattempo cerca la ripartenza sulla tre quarti del Balzi Blu. Il tiro, anche questo, è molto alto. Clementelli non deve intervenire. Sì, non possono far altro che cercare dei tiri dal limite, perché la difesa del Balzi Blu è ben schierata quest'oggi. Punizione, la Speed cerca timidamente di portarsi in avanti, il tiro è teso, ma c'è Clementelli sempre sicuro.